Tutti benvenuti in un nuovo vlog. Allora, io e l'architetto oggi stiamo andando in un posto bellissimo che sono le Langhe piemontesi. Quindi vi portiamo con noi a vedere questi posti meravigliosi dove si mangia benissimo, si beve altrettanto bene e niente, quindi ci vediamo nel corso della giornata. Con la scusa vi faccio anche vedere come mi sono truccata oggi, non so se si vede, comunque mi piace un sacco. Poi vi metto anche un pezzetto di video dove vi faccio vedere i prodotti che ho usato. E ovviamente sto facendo una base praticamente leggerissima, anche perché tra la mascherina e il caldo sennò c'è da morire. E quindi vi faccio vedere poi un po' che cosa ho usato, se insomma vi fa piacere. Scusate, ma ci sono un po' di tossi. Eccomi ragazzi, allora vi avevo detto che vi avrei fatto vedere che cosa ho utilizzato per truccarmi oggi. Inizierei dalla base, nel senso che non sto utilizzando fondotinta, BB cream, nulla del genere, semplicemente appunto base con crema, siero e contorno occhi, eccetera, eccetera. Come crema sto utilizzando lei, che è la Ilum di I'm Care. E questo brand 100% italiano è ottima, mi ci sto trovando davvero davvero bene perché non lascia la pelle unta, nonostante io abbia la pelle molto secca. Questa qua idrata molto bene, però dà la sensazione di grasso in viso, che con questo caldo non aiuta. Poi dopodiché vado a utilizzare questo spray, che è un tonico appunto idratante e purificante. Sono andata a spruzzarlo su tutto il viso. Siero, sto usando questo qua di Sephora, mi sta piacendo tantissimo, super carino, molto buono, mi piace davvero tanto. E all'interno appunto vitamina C ed E. Contorno occhi, sempre lui, di Bioderma, lo amo, ma ve ne avevo già parlato forse. Invece, come trucchi, allora, come vi dicevo, niente base. Sono andata a utilizzare solo due correttori, questo qua di Saint Laurent che è uno dei miei preferiti in assoluto ed è, non so, vediamo se c'è ancora il numero, oddio, si è cancellato, dovrebbe essere il 3, ecco, è lui. Poi, vabbè, lui è famosissimo, di MAC. E appunto, se ho delle imperfezioni, un po' di occhiaie, eccetera, sono i miei due alleati d'estate. Comunque, in generale, io oggi sono andata ad applicarli un po' nel contorno occhi e sulle imperfezioni. Poi, parliamo di mascara. Sto utilizzando, vabbè, lui c'è sempre, che è la mia base preferita di Dior. E poi sto provando questo mascara di Elizabeth Arden, questo qui l'ho preso negli Stati Uniti, credo ci sia anche qui. Comunque non è male, non è uno dei miei preferiti, ma non è assolutamente male. Dopodiché, sugli occhi, vi faccio vedere, sono andata a utilizzare la Naked Smokey, eccola qui. E ho utilizzato loro due, nella piega lui e poi anche nella piega della nuova collezione di Pupa ho utilizzato lui, che è molto bello. È il numero, scusatemi, si vede che non sono un'esperta del campo. È lui. Non so se credo sia questo il numero. Comunque, questo qui. Dopodiché, eyeliner, questo è il roller liner di Benefit e la versione è la mini size, perché quando l'ho acquistato non pensavo che l'eyeliner marrone mi potesse piacere. E quindi ho detto provo questo qui e poi vedo come va. Mi sta piacendo tantissimo, lo ricomprerò nella taglia grande. Lo faccio molto spesso, nel senso di comprare cose piccine per poi acquistare la taglia più grande. Sopracciglia, loro due, guardate poverino come ridotto. Io uso il 4.5 e poi
sto usando lei, super carina. Quindi sopracciglia le ho fatto con loro, terra, questa qui è quella appunto di Pupa, colorazione dovrebbe essere questa qui. Comunque so che non è una cipria, però io siccome d'estate tendo ad utilizzare come base pochissimi prodotti, lei la vado a mettere un po' con un pennello grande su tutta la faccia, ovviamente non sembrando un Oompa Loompa, però è molto carina. Labbra ed illuminante. Illuminante becca, credo si sia anche cancellato. Ah no, c'è ancora. Illuminante becca liquido, questo qua è bellissimo. Vediamo se si vede il... Ok, vabbè, vi scrivo anche in questo caso poi il nome. E sulle labbra questo matitone di NARS, che è lui. Ok, in generale i prodotti che ho appunto utilizzato oggi sono questi qui. Noi siamo arrivati al ristorante, è meraviglioso, ora vi faccio una ripresa del posto, bellissimo. Siamo esattamente tra il comune di Asti e il comune di Cuneo, appunto nelle Langhe. Ok, vi faccio un'altra ripresa del tavolo, hanno dei piatti stupendi, scusate il menù, questo è il nostro menù, voilà. Poi vi lascio scritto anche il nome del ristorante. Allora, volevo spendere due parole per il mio outfit di oggi. Questa gonna la fa una mia carissima amica in Sicilia, e il brand si chiama Love Ma ed è stupenda. Quindi vi lascio poi nel box il link al suo sito. E ora si mangia. Questo qui è il nostro vino, abbiamo preso un Nebbiolo del 2018, io non conoscevo questa cantina, sinceramente, l'architetto sì, e lui l'appassionato di vino, i due, cioè io amo il vino, però non sono una super 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 appassionata come lui, quindi questo qua. Come dolce abbiamo preso una degustazione di sorbetti e gelati, questo qui è al mirtillo, questo qui alla fragola e questo qui invece al basilico. Lui è l'unico ad essere un gelato, mentre gli altri due sono sorbetti. Riuscite a sentirmi perché ho la mascherina ovviamente. Comunque siamo arrivati a Barolo, abbiamo fatto una piccola deviazione. Barolo è famosissimo ovviamente, comunque vi faremo vedere qualcosina qui vicino. Allora, adesso stiamo andando a fare aperitivo in un posto molto bello, vi farò vedere, è un palazzo storico di Torino dove c'è anche proprio un albergo, è bellissimo, vi faccio poi vedere.
di riprese. E ovviamente tra il video di prima ed ora mi vedete anche cambiata, perché ovviamente siamo andate a casa, ci siamo riposate un po' e adesso siamo uscite nuovamente. Stiamo ovviamente cercando di andare in locali molto tranquilli, dove non ci sia tanto flusso di gente, insomma, e poi sempre con la mascherina e le distanze. Comunque ci vediamo tra poco. Ovviamente siamo in ritardo, tanto per cambiare, ma ci siamo quasi. Allora, questo è l'albergo di cui vi parlavo, però ovviamente all'interno fanno sia ristorante che aperitivo e si trova in Piazza Carlina. Eccomi qui, allora siamo tornati a casa. Oggi è stata una giornata impegnativa, nonostante sia stata una giornata insomma piacevole, perché ovviamente domenica abbiamo fatto tante belle cose, abbiamo mangiato bene, abbiamo visto dei bellissimi posti, però stare fuori tutto il giorno è stancante, ovviamente scherzo. Abbiamo visto davvero tante cose bellissime, poi con questo bel sole che c'è stato oggi è stato molto bello, sono contentissima. E niente, ora mi tocca struccarmi, perché ricordatevi, bisogna sempre struccarsi prima di andare a letto. E domani ricomincia una nuova settimana e sono contentissima, insomma, un sacco di progetti lavorativi e non solo. Comunque ci teniamo aggiornati sempre su questi schermi e ovviamente se vi fa piacere e se vi va di essere, insomma, aggiornati per l'uscita dei prossimi video, vi invito a mettere mi piace a questo video qui, azionare la campanellina in modo che riceverete una notifica quando pubblico un nuovo video e ovviamente sempre se vi va iscrivetevi al canale. Piccola postilla, per rimanere connessi un po' più facilmente, ovviamente un po' più smart, vi invito a seguirmi anche su Instagram. Lì tutti i giorni pubblico pezzetti della mia quotidianità. Per ora vi saluto e si va a letto. Ciao!